Olè, olè. Cosa c'è da essere allegro? Come cosa c'ho da essere allegro? Si va alla grande cena. Guarda che sono le 6:30. Sono già le 6:30, si va alla grande cena. La cena c'è alle 7. Lo so che la cena c'è alle 7, ma mezz'ora prima si può dire che praticamente è eccola. Ah sì? Quando manca mezz'ora a qualcosa vuol dire che è già arrivata. Esatto. Beh, allora anche alle 6, scusa. No, ho detto mezz'ora prima, non un'ora prima. Scusa, tu hai detto che manca poco perché manca mezz'ora. Allora alle 6 si può dire che manca poco perché manca mezz'ora quando manca mezz'ora. Beh, tecnicamente sì. Ma allora anche alle 5:30 si può dire che sì, manca... Sì, ho capito, fino a che ora vuoi arrivare? Fino alle 7. Alle 7 c'è la cena. Ragazzi, vi racconto una barzelletta? No. E io la racconto lo stesso! Allora, cosa ci fa? Che è stato? Terremoto! Eh? Anche i terremoti urlano! Cosa? Credevo che quelli là fossero estinti! Allora, quello è un fossile molto arrabbiato. Diamocela a gambe! Edizione straordinaria. Dinosauri si imbucano ad una festa in paese. E basta, io mi licenzio. Cercatevi qualcun altro. Oh, è stato stupendo. Non, anzi, non stupendo, di più! Di più perché sì, c'erano le creature marine, SpongeBob, c'erano le divinità, il dio della distruzione, c'erano i dinosauri, pure i dinosauri, non so da perché sono scappati dal Jurassic Park, ma vabbè, uguale, è stato una scena più grande dopo la festa, ci siamo ubriacati, io dico cosa, ovviamente, e ci siamo divertiti tutta la notte, quei dinosauri che ci correvano appresso! Sto bene. Oh, e quando Bills si è ubriacato e ha detto di voler distruggere il palco dei One Direction. E invece quando hanno cercato di cuocere Peppa Pig. Aspetta un po'. Cosa? Ma allora anche a Luna si può dire che manca poco perché manca mezz'ora quando manca mezz'ora quando manca mezz'ora quando manca basta! Mezz'ora. Ma come fai a dire a ora di pranzo che manca poco a cena? E tu come fai a dire che mezz'ora è poco, anzi niente? E va bene, ammetto di aver detto una stupidaggine. E siamo giovani, quante ne dicono noi giovani di stupidaggine? Su! Bene? Bene! E finalmente storia finita, va! Andiamo adesso? Dove stai andando? È ora di pranzo. Ma è mezzogiorno e mezza! Appunto, sai che... Oh... Cazzo! Tu! Ehi, perché siamo tornati così presto? Perché me ne stavo dimenticando! Sta per arrivare l'Inse che devo fargli vedere il nuovo appartamento oggi. Vabbè. Sì, però gli avevo detto che avrei trovato una casa dove avremmo vissuto noi due. Invece mi ritrovo a dover convivere con te in questo appartamento in affitto. Capisci che sono preoccupato, sai. Ciao. Ciao, Fede. Senti, cara, mi dispiace dovertelo dire, però pare che dovremmo attendere per la nostra casa dei sogni perché... Insomma, come puoi vedere, questo è un appartamento in affitto e ci conviviamo io e Timmy. Questi sono i letti, tra l'altro adesso è pure un casino, ho capito, ad un brutto momento. Che c'è, il ferro da stiro qua, l'andro letto, scatole da mettere a posto, insomma. Qui c'è il bagno. Ma che ti devo da dire? E quella televisione lì, così vecchia? Quella? No, quella è quella vecchia che sta lì per ricordo, dobbiamo trovare dove metterla, la mettiamo nel magazzino lì. Ehi, ciao Lindsay, come va? Ciao Timmy. Allora, sei tanto dispiaciuta? Un po'. Un po'. È grave?
Zaccio, attento che ti sfasciamo casa, Ti conviene non provarci. Torno subito. Prima o poi la smetterò di dondolare. No. Mi dispiace per la casa. Lo sai che ti amo e che non permetterei mai a nessun tipo di forza galattica di portarti via. Ti sto cane. Come sei dolce. Che cosa succede? Federico! No, pensa niente! Ehi, che cosa sta succedendo? Lord Beals. Eh? Che cosa c'è? La profezia. Credo stia accadendo. Davvero? Che cosa facciamo allora? Dove sono? Cosa succede? Oh, mamma, mi hai preso la Coca-Cola? Ah, quindi è questo il tuo primo pensiero quando ti svegli? Zacce, che ci faccio qui a casa tua? Ti sei sentito male stanotte e poi ti abbiamo portato qua e sei rimasto a dormire qui. Ah. Cosa hai bevuto? Cosa hai mangiato? Cosa hai fatto? Non lo so. Boh. Dai, adesso svegliati, vatti a prendere un caffè. Ah, sì, va bene, grazie. Però ancora 5 minuti. Cavolo, oggi è più fresco del solito, ma avremo delle felpe, spero. Tu non ce l'hai. Vabbè, puoi offrirmi almeno un caffè che ho dimenticato il portafoglio? Perché non ti inventi una scusa nuova? Io te lo offro lo stesso il caffè, però perlomeno mi diverto. A parte il fatto che sono io quello che ha dimenticato il portafoglio. Dovrei inventarmi una scusa io a te? Ma guarda che non è una scusa, sono davvero senza un soldo. Vabbè, allora niente caffè. Certo, così oggi facciamo gli zombie. No, dobbiamo trovare qualcuno che ci offra un caffè, e in fretta. E chi trovo? Siamo soli. Guarda là, c'è Lord Beals. Appunto, siamo soli. Ma dai, sarà capriccioso, ma magari un caffè ce lo offre. Ma figurati, è capace di distruggere un pianeta per un budino. Tu lascia parlare me, vedrai che ci escono due bei caffettini. No, stai buono. Sono io l'esperto qua. Se ci abbiamo la possibilità di convincerlo, è trattare con me. Ah sì? Scommettiamo allora. 20 euro a chi riesce a farsi offrire il caffè da Beals. Andata. Però vado prima io, Se no mi rovini la piazza. Vai. Diavà! Sicuro che hai dimenticato il portafoglio? Salve Lord Beals, come va? L'ultimo che mi ha salutato in quel modo non ha più rivisto il suo pianeta. No, volevo solo sapere com'era il caffè. Quale caffè? Io prendo sempre il cappuccino al cioccolato. Senti che odore squisito. Noi preferiamo il caffè. Qualcuno ti ha chiesto i tuoi gusti o quelli di quel piccolo dentone là dietro? No, però abbiamo un piccolo problema. Erano venuti qua a fare colazione. Ci piacerebbe tanto prendere un caffè, ma abbiamo dimenticato il portafoglio. Invece tu hai soldi, Ah, sì. Io ne ho sempre moltissimi quando vengo a visitare la Terra. Mi sembra una bella cosa avere un sacco di monetine, però noi non le abbiamo. E me lo hai già detto. Non è che stai cercando di dirmi qualche cosa? Io? No, cioè... Eravamo venuti qua per prendere un caffè, ma visto che non c'ho soldi e neanche Timmy ce li ha... Non potete prendere il caffè. Esatto. Non potresti chiederglielo scusa? Ma no!
grosso e cattivo, scusami, cavolo che gli chiedo in faccia se mi offri il caffè. Che cosa? Io offrirti un caffè? No, infatti ho detto che non glielo chiedo. Oh, scusa, non avevo capito. Oh, nonna, ci saranno delle monete qui da qualche parte, no? Ah, che buono quel caffè! Come diavolo hai fatto a fartelo offrire? È arrivato Whis e me l'ha offerto lui. Cosa? Salve. Oh, salve Federico Alcini. Sembrerebbe che un suo fan le abbia mandato un invito. Tenga qua. Un invito? Da un fan? Per me? Ma fan di cosa, che non fai mai niente tu? Si vede che hanno riconosciuto le mie grandi potenzialità dopo tutto. Beh, ora vedrete. Cavoli, più vado avanti e più diventa spettrale l'ambiente. Dovrebbe essere questa. C'è scritto entra pure senza bussare. Permesso? Sono Federico Alcini. Sono stato invitato. Oh, salve. È lei che mi ha invitato? Avvicinati, Federico. Chi è lei? È ora che ci presentiamo. Oh! Ciao! Non è possibile. Cosa c'è? Chi sei? Sono tuo fratello. Io non ho un fratello. Oh, da adesso sì. Infatti sono nato ieri. E vuoi sapere perché? Io sono la parte migliore di te. Sono la parte malvagia. Sono la parte che c'ha un cervello a differenza tua. È ora di porre fine a tutte queste idiozie, queste stupidaggini. Vedi? Insieme a questo nuovo mondo è nata anche una profezia. Un giorno tutto sarebbe tornato com'era, almeno che il predestinato, che è nato dal bilancio del nucleo, avrebbe impedito la distruzione finale. Scusa, ma non ho la più pallida idea di che cosa stai parlando. Ora sparisci! Distruggerò chiunque mi sbarrerà la strada! Oh, oh, oh. Come pensavo, non conosci ancora i tuoi poteri. Questo significa che sei esattamente come può essere un essere umano qualunque. Bene, dimmi un po'. Per tutto questo tempo non hai mai notato qualche strana differenza tra te e i tuoi amici? No. Sei proprio come un bambino. Ti spedisco nell'oceano dove annegherai e resterai nei secoli dei secoli. Da adesso sarò io l'unico Federico Alcini. Dicevo, da adesso sarò io l'unico Federico Alcini. Sì, la voce più o meno è quella. Wow.
Ciao! Ma come faccio a respirare sott'acqua? Beh, se non lo sai tu... Senti, SpongeBob, come si esce da... dall'acqua? Devo tornare alla superficie. Oh, beh, è semplice. Basta che vai là e poi giri a sinistra, poi c'è quel sasso lì, poi giri a destra e c'è il chum bucket. Vai sempre dritto finché non vedi un cespuglio di alghe che... Hai capito? No. I miei poteri potrebbero indebolirsi. Credo che gli darò un assaggio di quello che posso fare. Oh, buongiorno, Patrick! Oh, ciao, SpongeBob! E quello lì chi è? Quello è Federico, un mio nuovo amico. Oh, lo sai che è sceso giù dal mondo dell'aria come un angelo? Bello! E come mai sei qui? Ho già detto che non mi va di parlarne. Dai, per favore, diccelo! Sì, dai, ti prego! E va bene. C'è un mio malvagio che intende distruggere un nucleo del collega a noi. E io devo salvare il mondo. Cosa sono quelle facce? Vogliamo venire con te! Cosa? Dobbiamo aiutarlo, SpongeBob! Ma io non mi ricordo la strada! La sapeva Mr. Krabs, che ora è in vacanza! Ma riflettiamo! Se ho la capacità di respirare sott'acqua, posso avere senz'altro altre capacità, magari che mi permetterò. Tipo il teletrasporto, comunque, sarebbe stupendo. Comunque, aspetta un attimo. Fammici un po' pensare. Fammi sentire il potere che scorre dentro di me! Lo sento! Sento che sta per uscire! Allora, adesso ci riprovo, eh. Perché mi è venuto il Parkinson? Ehi, che fine ha fatto? Ma allora Goku mi fa una... Smettila, è stato Whis a teletrasportarti qui. Ah. Vabbè, almeno qualcuno la fa. Possiamo solo concentrarci sulla situazione? Ecco, insomma, mi piacerebbe tanto sapere cosa diavolo sta succedendo. Bene, allora è giunto il momento in cui tu sappia della profezia. Una profezia che indica la distruzione. Che non riguarda me, il che è piuttosto strano. A dire la verità riguarda tutti noi. Alcuni anni fa un nucleo ha attraversato l'intera galassia e ha collegato le nostre due realtà. Quando ciò è accaduto nel lontano 1996, è nata la profezia che narra di un eroe che salverà il giusto equilibrio da queste due realtà, evitandone la distruzione. E il prescelto sei tu. Wow. Io vado a mangiare un budino. Sembra che la vostra sarà una discussione molto lunga. Ora dovremmo parlare di quella persona che ti abbiamo fatto incontrare appositamente. Quindi quel tizio là, quel coso grigio, che dice di essere mio fratello, mi ha spiccicato la mente, a dire il vero. Più che tuo fratello, quella è una delle tue entità che ha preso vita propria. Una delle mie entità? Se non fosse stato per noi, che siamo entrati nella tua esistenza, quella sarebbe la tua attuale personalità. Chi l'avrebbe mai detto? Ragazzi, avete visto Federico? È da un po' che non si fa sentire. Rilassati, se ne starà un po' per fatti suoi. O magari anche no. Cosa sta succedendo?
Salve! E tu chi sei? Come chi sono? Sono io, il vostro caro amico, no? Effettivamente no, perché io sono meglio di quella carogna! Ma cosa stai dicendo? E dov'è il vero Federico? Beh, si sta facendo un po' freddino, quindi chiudiamo. Ora, vi volevo avvertire che se mi siete d'intralcio, vi spazzerò via come niente. State ad osservare mentre io miglioro le cose. Ah, vi volevo avvertire che se provate a ostacolarmi, il vostro amichetto Caput, fine dei giochi. Esseri rivoltanti. Ma io dico, come siamo potuti arrivare? Sono figo, capito? Ecco perché mi sono incazzato! Cosa fai? Kame! Kame! Come diavolo ha fatto? Non avete nulla di cui preoccuparvi, perché presto tutto tornerà come tutto deve essere! Capito? Vi saluto. Quindi io dovrei fermare me stesso. Esattamente. E come faccio? Se una delle tue entità è riuscita a sfogare il suo ki, significa che puoi farcela anche tu. Davvero? Coraggio, cerca di liberare la tua aura. Devo liberare la mia aura? Ci provo. Andiamo, non devi stressarti. Ok, ok. Oh, la sento! Wow! Mi sento potentissimo! Vuol dire che sei finalmente pronto. E vai! Sì, mi sento pronto! Già una bella lezzola! Ah, scusate un attimo! Ma perché voi non potete aiutarmi a sconfiggerlo? Cioè, potentissimi, cacchio! Vedi, se gli dei interferiscono con una profezia, cambieranno il corso della storia. E non si sa cosa potrebbe succedere. Si potrebbe andare in peggio. È meglio non rischiare e lasciare che la profezia faccia il suo corso. Sei tu che devi salvare il nucleo. Se lo dici tu... Se lo dice lei... Posso darle del tu? Ragazzi? C'è qualcuno? Federico! Lindsay! Ma dove sei stato? Una storia lunga. Una storia lunga? No, aspetta! No, adesso ascoltami bene. Come fai a dire che è una storia lunga quando qui è successo il disastro? Sì, vabbè. Adesso mi devi spiegare immediatamente dove sei stato, capito? Ehi! Me lo sentivo che eri ancora vivo, tanto! Poni fine a questa idiozia, dannazione! I cartoni sono nostri amici. No, mai! Io sono stato creato per questo. Ma non lo sai che se non fosse per loro non avresti neanche questi poteri? Perché non esisterebbero. E tu ti rendi conto che se non fosse per questi stupidi cartoni saresti come me. Un uomo piuttosto. Invece sei un bambino. Se intendi uno stronzo, allora... Adesso basta! Essere ripugnanti.
Sì. Eh? Ma dove sono andati? Così, eh? Beh! Ora contraccambio! Oh no! Che cosa sta succedendo? Non è niente di buono. Ma lo sai che questo non sei tu? Sei una bamboletta! Io sono il vero Federico! Smettila! Ora sono migliore, grazie a loro! Lascia che tutto sia come deve essere! No, mi farebbe schifo essere come te! E io mi schifo della tua vita! Ma com'è possibile? Ma guarda! Mi è da ridere! Guarda come sono tosto io! Ma come faccio a essere vivo se sono... Tutto grazie all'effetto del nucleo. La vostra realtà è completamente stravolta. Te ne accorgi solo ora. Effettivamente, un po' di cose mi sembravano strane. Ora è tutto più chiaro. Ad ogni modo, ti siamo grati per tutto quello che hai fatto per noi oggi. Oh, non è stato niente, non ci mancherebbe. Insomma, ero io con quella faccenda con me stesso che tu vuoi salvare. Non mi sento più niente. Ci hai stupiti. Continua a farlo, mi raccomando. Lo farò di certo. Fede, stai bene? Sto bene, grazie. Come va? Stai bene? Sto bene. Certo che sei veramente duro, eh? È stata una lunga giornata.